Buongiorno a tutti. Oh, stamattina siamo veramente in un angolino davvero suggestivo. Siamo poco fuori, ecco, rispetto a Zorlesco. Da quella parte c'è da fronte a noi la Fornace e poi più avanti la Cascina Beatrice. E qui c'è il Colombarone alla mia destra. Zorlesco rimane appunto alle spalle di Claudio e poi c'è Brembio. Comunque un angolino davvero bello, ecco, sempre ricco di natura e tipico insomma della nostra terra, della bassa lodigiana. Allora, questa mattina voglio condividere ancora con voi un pensiero che ho trovato, che è molto bello, che ci sprona veramente a fare della nostra vita un dono per gli altri, anche in questo tempo che apparentemente può sembrare neutro oppure dove non c'è nulla da fare, invece è molto carico di tante possibilità, di tante opportunità, anche di bene da fare verso gli altri, anzi, e ce n'è, voi me lo insegnate, voi già lo sperimentate. Allora, il titolo è Dio conta su di te. Dio solo può dare la fede, tu però puoi dare testimonianza. Dio solo può dare la speranza, tu però puoi infondere fiducia. Dio solo può dare l'amore, tu però puoi insegnare ad amare. Dio solo può dare la pace, tu però puoi creare l'unione. Dio solo è la via, tu però puoi indicarla agli altri. Dio solo è la luce, tu però puoi irradiarla intorno a te. Dio solo è la vita, tu però puoi difenderla. Dio solo può fare l'impossibile, tu però puoi fare il possibile. Dio solo basta a se stesso, egli però vuole poter contare su di te. Ecco, allora sentiamoci coinvolti in questa, come dire, scia di bene, coinvolti anche dall'amore del Signore, perché la nostra vita davvero deve diventare significativa, deve essere dono per gli altri, deve dare qualcosa. E io penso che veramente anche il senso della vita di un cristiano sia proprio quello di rendere felici gli altri. E alla sera, anche quando ci raccogliamo, magari con la preghiera, facendo un po' l'esame di coscienza, guardando la giornata passata, dovremmo essere proprio sereni, contenti se dentro le giornate, dentro le trame di una giornata, abbiamo costruito buone relazioni, abbiamo fatto del bene a qualcuno, anche nelle cose semplici, a partire da chi ci sta più vicino. Termino ricordandovi l'iniziativa del mese di maggio che stiamo portando avanti, abbiamo appena iniziato, e cioè la preghiera del Santo Rosario, è in onda, in diretta, tutte le sere, da lunedì a venerdì alle 20.45 sulla web radio. In più al sabato, ecco, avremo anche la possibilità di vederla, questa preghiera, di seguirla proprio sul canale YouTube, nelle cappelline votive dedicate alla Madonna, che sono un po' dislocate all'interno del nostro paese. Ecco, con questi pensieri vi saluto caramente, vado a celebrare la messa portandovi tutti al Signore, vi auguro davvero una lieta e serena giornata a tutti voi. Ciao ciao!